Il 4 febbraio ricorre il 21esimo anno della Giornata Mondiale del Cancro, istituita grazie alla Carta di Parigi del 1999. Il Parlamento europeo ha creato una commissione speciale per la lotta contro il cancro che si occuperà di offrire delle linee guida per il contrasto di una malattia che è tra le principali cause di morte al mondo. A settembre del 2020, quindi pochi mesi fa, è stata istituita questa commissione speciale del quale, come parlamentare europeo, ho l'onore di parteciparvi, di lavorarvi all'interno, proprio per sollecitare tutto il sistema che si occupa a livello europeo della lotta contro il cancro a tracciare delle linee guida uniche all'avanguardia coi tempi, proprio per l'aspetto sia medico sia sanitario, ma anche per l'assistenza ai pazienti e ai familiari dei pazienti. Sì, perché purtroppo la proiezione di un grande aumento di vittime da cancro è inevitabile. Voi pensate che alcuni studi tracciano la crescita degli aumenti di malati da cancro. Nel 2040 si ipotizzano 5 milioni e rotti di casi appunto di morti da cancro. Oggi voi considerate che il 2020 si è concluso con 2 milioni e 7. Gli obiettivi della Commissione speciale per la lotta contro il cancro sono diversi e vanno nella direzione sia di sostenere la ricerca e la cura dei pazienti che di promuovere corretti stili di vita per abbassare i rischi per i cittadini europei. Ecco, fattori concreti, reali, che devono ovviamente fare il conto anche con una criticità, che è quella di una paralisi complessiva sulle azioni e cure da cancro dettate dalla presenza del coronavirus. È un dato di fatto, molte terapie sono state ovviamente messe a dura prova perché la nostra struttura ospedaliera ha dovuto fare i conti con la pandemia del coronavirus. Dobbiamo correre affinché si possa dare le giuste assistenze mediche nei tempi immediati e per fare in modo davvero che la ricerca e che la prevenzione, che i nostri stili di vita possano essere arricchiti con necessari accorgimenti perché questo trend di aumento della malattia di cancro previsto per il 2040 possa invece andare in riduzione rispetto ai risultati negativi del 2020.